cari amici di telegarda appassionati di dialetto ben ritrovati spero naturalmente che siate sempre interessati, attenti, desiderosi di imparare, in buona salute, veramente un cordiale saluto a tutti. Ecco, voi vedete che oggi vi accolgo con questa scritta Villa Angerer o Angerer, no, è Villa Angerer perché chiaramente è un termine tedesco. Ecco, devo dire subito che vi presento questo termine, intanto Villa Angherer è quella, che, quella villa che comunemente viene chiamata anche Sanaclero, che si trova lì nella zona di Fracchiarano e Vigne. Costruita nel 1873, sono gli anni in cui l'arciduca Alberto costruisse la sua magnifica villa, appunto, verso, verso via Fossa Grande, 1872, la villa. Della struttura Alberto, questa dovrebbe essere intorno, anche se non è sicuro. È stata costruita nel 1873 da questo Giovanni Angerer, uno che vendeva immobili, immobiliarista, senzer forse austriaco. Comunque se volete avere tante notizie di questo tipo sulle ville che ancora oggi è possibile vedere ad Arco, andate a a recuperare ad acquistare, penso che ci siano ancora qualche, c è, c è qualche copia in giro, eh, comprate i libri di Selenio Ioppi di Villa in Villa, che sono due, due volumi interessantissimi perché presentano proprio le storie di queste ville. Ogni villa con la sua biografia, proprio con la sua carta d'identità. E Villa Anger, appunto, viene presentata nel primo volume e si dice un po' tutto di questa villa, come nasse, anche se vi ho detto che la data non è proprio sicura. Comunque siamo intorno al 1873, dicevo gli anni della villa arciducale. Oggi fra l'altro questa villa è in abbandono, di cui si parla molto, c'è stato addirittura un industriale, un imprenditore meglio qui del posto che si era offerto per rimetterla in funzione, magari con qualche attività a livello sanitario, non si è, non si è più saputo nulla, spero che comunque qualcosa eh, venga fuori, insomma, perché non si può lasciare quell'edificio in abbandono, sta letteralmente crollando con intorno fra l'altro un magnifico parco all'interno del quale, pensate un po', c'era negli anni 60 addirittura un campo da tennis erboso, mm, questo lo sanno in pochi. Perché vi ho parlato di villa Angerer? Perché in questi giorni ho visto un, un opuscolo, un, non dico di chi, ma comunque, con scritto villa. Pensate un po', Angerer col GH. Ecco, allora chiariamo subito. Quindi. Ecco, Questo testimone una certa superficialità. Ripeto: villa Angerer si scrive senza la lettera H. Perché è un termine tedesco e quindi quando si, scrive, si scrivono certi termini bisognerebbe essere molto più precisi. Lo dico perché questo riguarda anche il dialetto ovviamente, no? l'attenzione per gli accenti, per gli apostrofi, accenti aperti, accenti chiusi. Naturalmente vi dico subito che sono partito già vedete, a parlare di accenti aperti e accenti chiusi perché anche oggi c'è una puntata didattica. E per, fare, per portare avanti questa puntata sapete cosa ho fatto? Mi sono scelto alcuni dei più bei versi di Giacomo Floriani, che ricordo è morto nel 68 e quindi il prossimo anno ci saranno i 50 anni dalla morte. Cosa succede? Io adesso vi leggo i versi di Giacomo Floriani, che vedrete scorrere sul teleschermo, vi dico subito che i primi versi che scorrono sono scorretti, quindi sono stati scritti volutamente in modo scorretto, poi subito dopo vedrete appunto gli stessi versi però scritti in modo corretto secondo Floriani, secondo quelle regole che vuole usare Floriani nei suoi versi. Partiamo da questa poesia, El di che nasce. Fra nugole d'arzent rigade a fasse, de oro che lempizza la pianura, mi vedo e benedissol di che nasce. Ecco, vi dico subito che io ho cercato di leggere questi versi in modo corretto, però li vedete scritti in modo scorretto. Intanto queste nugole, ecco, Floriani vuole mettere sempre l'accento sopra la U, non nugole, ma nugole. Darzent, ecco Darzent, io probabilmente ho detto Darzent all'archese, invece Floriani dice Darzent alla rivana, quindi ci va un accento fonico chiuso. Rigade a fasce de oro, che l'empizza, ecco, voi vedete eh, c'era il termine sbagliato che le empizza, in realtà le due e, c'è cioè uno scontro, quindi la seconda e cade, ci va quindi che diventa che lempizza la pianura. Mi vedo e benediso, benediso, invece è benedisso, quindi c'era scritto con una S, e benedisso, quindi due S. Anche qui, attenzione, il D che nasce. Quindi apostrofo al posto della E che ovviamente è caduta. Beh, D è accentato c'era il D accentato. Ecco, questo nasce. Voi lo, lo avete scritto proprio come la forma italiana, SC, in realtà l'SC nel dialetto, secondo Floriani, ma secondo la maggior parte dei poeti dialettali trentini, l'SC non esiste, ma si, si, ci sono le due S, che nasce. E questo questi il, il, diciamo, i primi versi tratti dal, dalla poesia, e il D che nasce. Seconda poesia, anzi, versi tratti dalla seconda poesia, Nugole, Nugole vagabonde sbrindolate, che corre per il ciel a gruppi a gruppi, da una banda o dall'altra senza scopi, all'orba, come pegore sbandate. Questo è il termine che trovate scritto in sovraimpressione, però in modo scorretto. Vediamo adesso come andrebbe scritto. Allora, Nugole, l'abbiamo già visto prima, Floriani ci mette sempre l'accento tonico sulla U vagabonde e sbrindolate, non ci sono problemi, ecco, che corè. Ecco, vi avete visto che prima c'era un corè, c'era un accento fonico aperto, invece è corè, cioè che corè, che correte, quindi un accento fonico chiuso. Per il cel, ecco, Floriani ci mette sempre, sulla parola cel, ci mette sempre l'accento fonico chiuso. Stessa cosa a gropi, a gropi, anche sulla O di gropi, ecco, ci va l'accento, sulla O ci va l'accento fonico chiuso. Ecco, da una banda. ecco, vedete, nella parte sopra c'era na senza apostrofo, Floriani mette sempre l'apostrofo a na, perché è caduta la U. Secondo molti autori, in particolare secondo lo studioso Fox, Na andrebbe senza apostrofo. Ma naturalmente noi stiamo con Floriani. O dall'altra, senza scopi, anche scopi, che è una parola che si legge senza nessun problema, però Floriani vuole metterci l'accento aperto, fonico aperto sulla O, all'orba, come pegore, ecco, pegore, ecco, accento sulla prima E e naturalmente accento fonico chiuso. E quindi andiamo alla terza poesia, al terzo gruppo di versi. Aste casote, ecco la poesia le casotine, aste casote piene de fortuna, le ma sempre, ma sempre in golosi, perché il meson saria vergen una, per lì passare in pace i me ultim di, con den bel toc de lac o cel per sfondo lontan dalle miserie de sto mondo. Vediamo adesso che errori ci sono. Allora, a ste casote piene de fortuna, qui non ci sono problemi, ecco, le ma sempre, ma sempre, attenzione, non engolosi, ma le ma sempre apostrofo ngolosi, perché la e di sempre si scontra con la e di engolosi, quindi cade la seconda e e ci va l'apostrofo. Perché il me, ecco, anche questa è una curiosità tipica di Floriani, di Giacomo Floriani. Quel me, evidentemente per distinguo dal me, me lui lo, lo accenta sempre con l'accento fonico chiuso. <coughs> sogne non sarebbe necessario, ma lui ci mette l'accento fonico aperto. Perché il me sogne, ecco questo è importantissimo. Saria, non saria, saria, e quindi ci vuole un accento tonico sulla i. E anche avergem una, avergem, non avergem, avergem e quindi un bel accento fonico chiuso sulla prima E. E poi avanti, per lì passar in passe, i me, ecco mi raccomando, questo me con l'accento chiuso, i me ultim, ecco vedete, qui ci vorrebbe un bel... Accento appunto sulla U, non ultim di, con den bel toc de lac o cel per sfondo, lontano dalle miserie de sto mondo. Ecco interessantissimo. Beh, intanto vi faccio notare ancora una volta che l'ac Floriani non ci mette l'ac, eh? quindi mi raccomando. Beh, toc ci mette l'accento fonico aperto, cel l'accento fonico chiuso. Lontan dalle misere de Sto, ecco per da Sto Sto, voce il verbo stare, Sto sta per questo, ci mette l'accento fonico chiuso. Alcuni scrittori ci mettono l'apostrofo davanti a Sto per indicare che è caduto que. Andiamo un'altra poesia Zime de Pichea. E fra Sto grob de Zime de scompagne Rusene, svergole, sbregai dai venti, ma è venuta la passione per le montagne. Anche qui vedete la prima videata contiene errori. Andiamo a vedere adesso come andrebbe scritto. Quindi, e fra sto, l'abbiamo detto prima, ci mette l'accento fonico chiuso per distinguerlo da sto. Group, stessa cosa, accento fonico chiuso. Beh, dezime di non ci sono problemi. Ecco, rusene, non rusene. Rusene, quindi con l'accento fonico sulla U, svergole non svergole, svergole non svergole, quindi accento sulla E e accento fonico chiuso. Sbregae, l'accento quindi tonico, bello sulla A. Ecco qui c'è questa parola: dai venti. Io probabilmente ho detto dai venti, purtroppo la mia origine archese mi fa dire venti con la E aperta. In realtà eh, il nostro. Floriani, come arzent, noi diciamo arzent, Floriani dice arzent, noi diciamo venti, Floriani dice venti, i venti, quindi la E chiusa. Me venu, beh, l'accento sulla U, la passion, passion, non passion, passion, quindi una U chiusa, per le montagne. Andiamo avanti. Naceseta de montagna, eccolo qua ancora, na con l'apostrofo. Attenzione, la prima videata contiene errori, io però cerco di leggere in forma corretta. Sta a voi poi capire dove vanno fatte le correzioni. Mi fermo allora in poc' a sta ceseta, a godere il bel fresco dei castanieri, sta chiete fonda e piena de misteri. E penso e polso. E dopo mezz'oretta, quando lasso sto caro postesel, e me sperdon dell'ombra della sera, sento dentro in del corna una pace vera, come mi fusse ritornà, putel. Ecco, qui è un po' complicato, ci sono tante mancanze. Allora, me, ritorniamo ancora al fatto che ho detto prima. Me vuole sempre l'accento fonico chiuso, Florian. Me fermo allora, en poc, ecco, c'è la A e la E, e quindi la E cade, al suo posto va l'apostrofo: poc. Ci mette l'accento fonico aperto, a stacceseta. Ecco, a goder, attenzione, non goder, perché in italiano si direbbe goder. Invece in dialetto l'accento cade sulla o, goder, goder, non goder, quindi goder, accento sulla o e accento fonico aperto. E il bel fresc, non fresc, quindi fresc, con la e chiusa. E ancora una volta Floriani non mette la h, non fresc, con la h, fresc. Dei castagneri, una bella E aperta, castagneri, non castagneri. Stacchiette fonda e piena dei misteri, non de misteri, eh? Dei misteri, quindi una E aperta. E penso, bella E chiusa, polso, la O aperta. E dopo mezz'oretta, quando la sto, l'abbiamo già trovato prima, sto, accento fonico chiuso, sto caro postesel... Accento fonico aperto sulla ultima E. E me, di nuovo accento fonico chiuso, sperdon dell'ombra della sera. Ecco, attenzione. E me sperdo en dell'ombra della sera. La O e la E okay. si scontrano. Cade la E e si mette l'apostrofo. Sento, ecco, sento, non sento, io ho detto sento, allora che sento con la E chiusa. Sento dentro del cor, cade anche qui la E. E quindi all'apostrofo, e del cor, anche qui rivani, cor, na apostrofo, Fox dice che non ci andrebbe, na passe vera, come mi fusse, ritornà putel, ecco una bella e aperta. Andiamo avanti con la levada del sol, sol ci mette l'accento fonico chiuso, Floriane. Comunque andiamo adesso alla videata scorretta. Sen delle calme e limpide giornade me trovo al su qualche cima, e sento acciacolar en le valade le campane che ciama a messa prima e vedo via lontan le grand alture che come desmissiade a sto bel coro le sem pienis de tinte sfumadure al sol che leva mes a a muci d'oro penso se al mondo ghè scena compagna spettacolo più grandioso, e così bel come a veder in cima a una montagna e il sol che nasce e che l'empizza il cielo. Ecco, attenzione che è un po' complicato, a parte la lunghezza dei versi. Allora, se n'è le calme, allora vedete che la E e l'altra E, quindi cade la seconda E. Se n'è le calme e Limpide giornate, me, naturalmente accento fonico chiuso, mi trovo all'albezzar su qualche cima e sento, vedete la è chiusa, acciacolar e le valade, le campane che ci messa prima e, vi, e vedo via lontano le grandi alture che come desmissiate ecco, des, non desmisciate con l'SC all'italiana, ma desmissiate con W S, a sto. Accento fonico chiuso, bel coro ci mette un accento aperto, le sempienis, stessa cosa anche qua, ci sono appunto due e, le se empienis, cade la seconda e di empienis e si mette l'apostrofo, dei tinte sfumature, al sol, sol ci vuole l'accento fonico chiuso, che leva anche qui, nmez, vedete, ecco, mi raccomando, è caduta la e, nmez a mucidoro. Penso se al mondo gh ecco mi raccomando, gh g apostrofo E, anche se sapete che ci sono alcuni scrittori che non mettono l'apostrofo. Andiamo avanti. Spettacol, Ecco un bel accento sulla A, pu grandios accento fonico chiuso sulla O e così bel. Come a veder, mi raccomando, l'accento fonico sulla prima E chiuso, non veder come in italiano, e insieme a na con l'apostrofo alla Floriani, dico l'apostrofo alla Floriani, e il sol, stesso discorso di prima, accento fonico chiuso, che nasce con doppia S, non che nasce, e che l'empizza il cel, quindi è caduta la E, e cel naturalmente con l'accento la, fonico chiuso. Andiamo avanti. Abbiamo ancora qua qualcosa. I senteri. O senteri sperdui per la montagna, che corre verso le baite dei pastori, o zughe sora i prai quertari de fiori delle fresche e ciare val, che sparì come in son de primavera per i boschi bagnati de rosada, o vizima la cima tan sognata che la tocca quasi il ciel. Quindi, «O senteri», vedete un bel accento fonico chiuso sulla seconda «e», «sperdui», naturalmente un accento sulla «u», non «sperdui», per la montagna, ecco, «che corè», «correte voi», quindi «corè» con l'accento fonico chiuso sulla «e», «vers», ecco «vers», che probabilmente non servirebbe, ma Floriani lo accenta, la, accenta la «e» aperta, «vers», «le baite dei pastori», «o zughe», Attenzione, zughe, accento fonico chiuso come coré, sora, non sora, sora, sorar, eh? è un verbo, questo è sora nel senso di sopra, accento fonico chiuso, ecco ci mette i prai, sulla A probabilmente non servirebbe un accento, però Floriani ce lo mette. Stessa cosa, quertai, de fiori, delle fresche, charival, che sparì. Come in sogno, ecco, son mi raccomando, Floriani ci mette l'accento fonico aperto de primavera. Per i boschi, beh, questo è importante perché in italiano si direbbe boschi con la O aperta, boschi con la O chiusa, bagnadi de rosada, Ovizim, alla Sima, tan sognata che la tocca quasi il cel, ecco mi raccomando, apostrofo, eh, perché quasi il, il cade la E e quindi autom automaticamente ci va la porta. Cel, come sempre Floriani, ci mette il eh, solito accento fonico chiuso. Beh, io adesso a questo punto veramente mi fermerei, avrei altri versi da portarvi, ma penso veramente che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, una puntata didattica, quindi cerco sempre di... Farla un po' sintetica per non annoiarvi, come dico spesso, per non tediarvi fino alla noia proprio. E quindi, grazie ancora per chi ha voluto seguirmi fin qui, grazie per la pazienza, spero sempre di trovarvi la prossima volta. E vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie di nuovo, e saluti a tutti, e arrivederci.